È il solito quadro conosciuto ad ogni cittadino RF. Guardando questa scena, il cittadino russo non prova nulla di particolare. Solo può chiedere, sarcasticamente alzando il sopracciglio, ma perché? Da qualche parte è diverso? Il cittadino russo non crede nel giusto processo e nella democrazia occidentale. Pensa, tutto ciò è propaganda. Io sono Katia Nesterenko ed ora vi spiegherò perché. Durante i secoli a tutti i cittadini russi hanno propinato, senza le metafore, un assioma. Il tribunale deve punire con le torture, le urla e le lingue tagliate e l'esilio in Siberia, ovviamente. Cioè, sembrerebbe strano, ma il punto di partenza per gli europei e per i moscoviti, tutto sommato, era uguale. Torture, urla, roghi adrenti erano dappertutto. Allora, perché l'Europa nel tempo è cambiata mentre la Moscovia è rimasta nei tempi bui? All'inizio del XVIII secolo le guerre, le ribellioni e i massacri si susseguivano. Tutto ciò fece nascere le bande di briganti, ladri, assassini, tipico dei tempi turbolenti. I criminali erano crudeli e i governi rispondevano con altrettanta crudeltà. L'unica regola applicata era quella di non fare gli accordi con le bande criminali. La tortura era il mezzo principale utilizzato nei processi procedura. Dopo la sentenza senza appello, i briganti potevano essere giustiziati in qualsiasi ora del giorno, tutti i giorni, comprese le feste religiose, ad esclusione di Pasqua. La crudeltà generava l'altra crudeltà. Il cerchio si chiudeva. Le pene diventavano sempre più crudeli, così nel 1663 lo zar Alexei Mikhailovich ordinò di tagliare ai criminali recidivi entrambe le gambe e la mano sinistra e le cosiddette gambe e mani appendere agli alberi sulle strade principali, e con un cartello indicante i crimini commessi. Ma la crudeltà della giustizia a modo russo non finisce qua. Quando sul trono salì Pietro il Grande, una delle prime cose che lui fece fu quello di introdurre il dispotismo orientale senza limiti. E la Moscovia si trasformò nello stato di polizia. Il Pietro Grande scriveva: "La polizia è l'anima della società". Il suo sistema era semplice. Lo Stato controllava tutti gli ambiti della vita e i dissidenti venivano eliminati. Quello che lo zar intendeva come la giustizia dello Stato, egli stesso ha dimostrato con il proprio esempio. Pietro apriva un procedimento penale, prendeva le decisioni sulle misure preventive, interrogava gli accusati, torturava, sanzionava, approvava e pronunciava le sentenze. Lo zar amava molto soprattutto le torture. In sua presenza impalavano governatori, senatori, duchi, loro amici, compagni e parenti. E gli dedicò tanto tempo al processo penale nei confronti del figlio, il principe Alexei Petrovich, accusato del tradimento. Il principe morì in camera prima delle sentenze. Secondo alcuni non resistette alle torture del padre. Il significato di un processo giusto ed equo lo zar lo capiva a modo suo. Così, per esempio, dopo la morte di un prete di cognome Skurikhin, durante le indagini, lo zar Pietro lo condannò da morto. E dopo la condanna, il 15 aprile 1724, lo fece diseppellire e impiccare. Dopo quel fatto, i tribunali avevano paura di seppellire prima di avere la sanzione dello zar. Per esempio, quando il 21 dicembre 1724 morì l'etmano dell'Ucraina Pavlo Poluboток, durante la prigionia, senza ricevere un'accusa nella fortezza di Pietropavlovsk, il tribunale inviò a Pietro una richiesta di poter seppellire il cadavere. Lo zar rispose con il suo gentile consenso. Gli ucraini, a differenza dei russi, non concepivano e non accettavano la giustizia alla moscovita. Il tribunale ucraino era ben differente. Sì, non era perfetto.
Il sistema giudiziario sulle terre ucraine era molto più articolato e nel processo si distingueva l'accusa dalla difesa. C'era anche la burocrazia e i processi potevano durare a lungo, mentre i tribunali moscoviti erano completamente dipendenti dallo zar. Letmanato invece il tribunale era diverso, i giudici venivano eletti, vigeva la regola della collegialità, l'accusa e la difesa si esprimevano liberamente, non solo c'era meno torture e meno condanne a morte. Ovviamente la debolezza del genere non andava bene all'impero russo. Dalla fine degli anni 20 del XVIII secolo i tribunali ucraini cominciarono a subire la pressione. Prima di tutto furono introdotte le leggi russe, più tardi le torture e le condanne di massa a esecuzioni, esilio in Siberia. Nel 1724 un filosofo russo, Ivan Passashkov, scrisse il libro Di povertà e ricchezza, dove ragionava sugli ostacoli della crescita e la prosperità della Russia, indicando un sistema giuridico sbagliato, con le leggi penali obsolenti, tutti da cambiare, e la lentezza dei processi. Però nell'impero russo i personaggi come Ivan Passashkov erano invisibili e sconosciuti. Invece i fanatici della tortura, dell'esecuzione dimostrativa, dello stringere le viti c'erano sempre fin troppo.